Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Io sono FIFA Diary e sono qui a portarvi come ogni settimana un nuovo squad builder sul canale di FIFA Plaza. Innanzitutto mi scuso per l'inconveniente che ho avuto la scorsa settimana, infatti avevo preparato uno squad builder come di consueto appunto per il venerdì scorso, ma ho avuto un problema con l'esportazione del video, o meglio, ho esportato il video e solo dopo aver cancellato il progetto mi sono accorto che mi aveva esportato solo 2 minuti degli 8 minuti complessivi di video. Quindi mi scuso veramente tanto per questo inconveniente, ma non perdiamo altro tempo, andiamo a vederci subito questa squadra che si presenta con il modulo 4-3-3-4. Vi starete chiedendo perché insisto molto su questo modulo, sia il 4-3-3 nelle sue varianti, perché è semplicemente uno dei migliori moduli su FIFA 15. Comunque dal prossimo episodio vedrò anche di usare moduli differenti. Comunque, partiamo dal portiere, è una squadra ancora completamente argento e sto parlando di un giocatore che avete già visto su questo canale, ossia Lux. Un ottimo portiere, 1,86 m d'altezza, 79 di tuffo, 79 di riflessi, 72 di piazzamento. Non è male, poteva avere delle statistiche anche migliori, ma comunque vi assicuro ragazzi che in 10 partite mi ha fatto veramente delle ottime parate. A destra troviamo un giocatore uruguaiano semplicemente fantastico e sto parlando di Suarez. Un giocatore strepitoso, ragazzi, 1,72 m, work rate normale alto, caratteristica veramente molto importante per questo giocatore, 83 di velocità, 82 di fisico, 67 di tiro, 67 di passaggio, 68 di dribbling e 68 di difesa. Io veramente, ragazzi, non so come questo giocatore possa essere argento. Ha delle statistiche veramente strepitose e anche in game queste statistiche si vedono veramente tutte. Come difensore centrale troviamo un altro giocatore uruguaiano e sto parlando di Jiménez, il difensore centrale dell'Atletico Madrid che ha ricevuto anche una versione IF che però costa veramente tantissimo, 1,85 m d'altezza, normale alto i work rates anche per lui. Niente male questo difensore, 68 di velocità non è altissimo, ma in game se la cava abbastanza bene. Accanto a lui rimaniamo in Liga BBVA e troviamo Diakité, veramente un ottimo difensore, 1,92 m di altezza che accompagnato a quel 73 di velocità lo rende veramente un muro invalicabile. Mi ha fatto anche un gol in 10 partite, quindi niente male questo giocatore, la difesa centrale poteva essere qualcosina più veloce, ma comunque rimane un'ottima difesa. A sinistra passiamo nel campionato belga e troviamo Odoi, 69 di overall, ma delle statistiche veramente incredibili. Infatti questo giocatore ha 4 stelle, piede debole, veramente importante per mettere degli ottimi cross ai nostri attaccanti, alto normale i work rates, 84 di velocità, 72 di fisico, 65 di difesa e 63 di passaggio. Veramente niente male questo terzino. Vi consiglio veramente di provarlo. Passando al centrocampo troviamo a destra un altro giocatore argentino e sto parlando di Zuculini. Un giocatore letteralmente strepitoso, ragazzi. 73 di overall, 1,78 m d'altezza, 83 di velocità, 69 di tiro, 66 di passaggio, 74 di dribbling, 73 di difesa e 68 di fisico. Veramente impressionante, ragazzi. In game sembra veramente un giocatore oro. E che dire, il suo prezzo è un pochino alto, 4.000 crediti, ma comunque ve lo consiglio, li vale assolutamente tutti. Come centrocampista offensivo centrale troviamo Farinha, un giocatore incredibile, 4 stelle, mosse abilità, 1,77 m d'altezza, 84 di velocità, 71 di tiro, 70 di passaggio, anche per lui un prezzo molto ma molto alto, 4.300 crediti, ma anche questo giocatore non sembra davvero un giocatore argento e in game è veramente determinante. A sinistra invece troviamo un giocatore francese che ho messo soprattutto per motivi di intesa e sto parlando di Trebel, che non è assolutamente nulla di particolare, ha solo quel 78 di velocità che lo rende quantomeno un giocatore decente. Alto normale work rates che però non si sente neanche tantissimo, 4 stelle piede debole che non è male, ma comunque un giocatore messo lì solo per fare intesa. Come ala sinistra troviamo un giocatore sorprendente, ragazzi, e sto parlando di Mujangi Bia. Spero di averlo pronunciato bene, ma comunque questo giocatore è veramente incredibile.
Perché un giocatore argento con 4 stelle piede debole, 4 stelle mosse abilità e 75 di tiro è veramente una cosa impressionante. Se poi pensiamo che ha anche un 84 di velocità e 71 di passaggio e che il suo prezzo è solo di 300 crediti, questo diventa un giocatore veramente da provare assolutamente. A destra invece troviamo un altro giocatore argentino e sto parlando di Melano. In realtà qui doveva andarci Centurion, che però non è presente sul mercato e quindi ho dovuto optare per questo giocatore che non è male, diciamo che è solo velocità, praticamente 90 di velocità, è veramente velocissimo questo giocatore. Un'altra sua caratteristica veramente importante è quel 72 di fisico che accompagnato a quell'1,86 m d'altezza si sente veramente tanto. Comunque non è male questo giocatore, peccato per le due stelle mossa abilità. Comunque in 4 partite, un gol e un assist che per un'ala non è per niente male. Come punta centrale invece troviamo Pereira, un giocatore ragazzi che è incredibile perché è argento e ha 76 di tiro. Un tiro incredibile che tantissimi giocatori oro si sognano. 87 di velocità, 68 di passaggio, 72 di dribbling. Veramente ottimo, peccato per i Warcraids, se fossero stati alto normale sarebbe stato decisamente meglio, ma comunque il suo prezzo è veramente basso, in 4 partite mi ha messo a segno 3 gol, quindi veramente ottimo questo giocatore. Questa è la squadra al completo, spero vi sia piaciuta, il suo prezzo non è bassissimo perché c'è qualche giocatore che costa sopra i 4.000 crediti, ma comunque vi consiglio di provarla perché si vince veramente tranquillamente con questa squadra. Io vi lascio alle clip, vi ricordo di passare in descrizione dal forum di FIFA Plaza e di iscrivervi al nostro canale. Vi ricordo anche in descrizione il link al mio canale personale se volete conoscervi un po' meglio. Come detto, vi lascio alle clip e noi ci rivediamo settimana prossima. Ciao a tutti ragazzi! Think of you and I, it takes me to a special place in my